farei oggi cercare di rispondere a questa domanda dello stupore, della capacità di stupirci, che presuppone una educazione, perché dobbiamo educarci allo stupirci per poter poi trovare motivi di felicità, trovare i semi di felicità che abbiamo dentro. E io mi auguro soltanto, cosa che in me sta accadendo, che anche attraverso le inquietudini di queste riflessioni noi riusciamo a fermarci un attimo per poter trovare motivazioni nella nostra vita che ci rendono felici. E io so che tanti di voi lottano ogni giorno per questa felicità, lottano ogni giorno con la malattia, con la solitudine, con i problemi del lavoro, piuttosto che con i problemi di salute della famiglia, o i problemi economici, piuttosto che i problemi di incomprensione tra coppie. Tutti abbiamo motivi che ci portano alla tristezza, ma tutti abbiamo dentro altrettante motivazioni per aggrapparci, per lottare, per cercare di trovare, di vedere la luce, di stupirci di noi stessi e degli altri e essere felici, che qui corrisponde a saper lottare, a saper vivere, a saper trovare motivazioni e senso alla propria esistenza. Uno scrittore contemporaneo, Raffaele La Capria, scrive, cercando di rispondere all'interrogativo cos'è lo stupore, scrive queste parole. Lo stupore è la meraviglia di essere al mondo. Già questa frase è un grande motivo di felicità e di stupore. È lo stupore di essere vivi, di riconoscere le cose, di vedere un fiore, di vedere una farfalla, che ne so. È una bella giornata, come oggi, scrive La Capria. Ecco, la capacità di meravigliarsi è un modo di conoscere. Non è soltanto un sentimento di meraviglia, ma è un modo di conoscere le cose. Ci rendiamo conto che ciò che ci deve aiutare a stupirci è nelle piccole cose, è nella quotidianità della vita. E semmai in quelle cose che noi consideriamo ormai, come dire, un'abitudine perché facciamo da anni. Tu puoi anche cucinare da 50 anni e puoi essere felice. Sai perché? Se lo fai con amore. Puoi essere malata o malato, ma se dentro hai la forza dell'amore, anche se sei solo, anche se sei sola, anche se i tuoi figli non vengono a trovarti, i tuoi nipoti ti hanno abbandonato, tu riuscirai a stupirti delle piccole cose, anche semmai dell'unico amico o dell'unica amica che ti fa una telefonata, che ti chiede come stai, o dell'uccellino che vedi sul tuo balcone, o del sole che tramonta, oppure del piccolo cibo che riesci a cucinare oppure che riescono a portarti. Lo stupore nelle piccole cose. Ma questo stupore che provoca meraviglia, dice La Capria, non è solo un sentimento, ma è anche una conoscenza. Ed ecco qui che torna il tema della conoscenza, fondamentale per stupirsi, ma anche per essere felici. Vi aspetto domani. Pari più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!